goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Come state ragazzi? Noi stiamo abbastanza bene perché è successo un piccolo problema. Ora però devo correre vicino alla macchina e vi spiego il tutto. Beh, eccoci qua, siamo arrivati alla macchina. Vi ricordate il compleanno di Aurora che abbiamo regalato il super quad? Ecco, il quad è rimasto in giardino per 2 settimane. Come era rimasta la macchina, come qualsiasi altra cosa. Il problema è che è partita proprio la batteria e non funziona più. Ogni giorno era sulle scale in alto, la piccola Aurora lo vede, ci sale, però il quad non parte. A me ogni volta piange il cuore, perché comunque l'ha provato davvero poco, perché 3 mesi fa era decisamente più piccola rispetto a come è adesso e quindi ci giocava meno. Io ho detto, cavolo Mike, devi fare qualcosa. Bene, sapete cosa faccio? Adesso vado a prendergli qualcosa di simile, però forse ancora più piccolo, in modo che lei sia ancora più adatta per la sua età. Io spero di trovare qualcosa di simile in modo da sostituire il tutto senza che Aurora si accorga. Tanti di voi potrebbero dire, Mike, cambia la batteria. No, non si può cambiare la batteria perché la batteria costa tipo 30 euro, il quad è costato 50 euro, non ne vale proprio la pena. Tanto vale prenderglielo nuovo, qualcosa di più carino e più adatto a lei. Wow, si parte. Allora, devo fare anche velocissimo perché chiude il negozio per pausa pranzo. Io vorrei farglielo trovare ad Aurora appena torna, perché resta dalla mamma. Quindi appena torna vorrei fargli trovare questo super regalo. Ah, sono proprio curioso di vedere la reazione. Quindi ragazzi, domani ore 14.30 come tutti i giorni ormai, perché l'orario è diventato alle 14.30, reazione al video dove Aurora lo proverà. Magari gli farà anche schifo, non lo so. Poi sarebbe bello fare un altro video, fatemelo sapere sempre qua sotto nei commenti, se vi piacerebbe vedere un video dove viene confrontato il piacimento della macchinetta elettrica, quella telecomandata, con il quad. Secondo me... Via Mike, corri, ci sta. Ci vediamo direttamente là. Beh, indovinate un po', come sempre sono super fortunato. Ciao, su queste papà. Cose. Ciao. Sono super fortunato su queste cose. Quindi sono arrivato. Ciao papà. Ciao amore, guardate che è arrivata. Ciao tata. No, amore, papà, quanto ti amo il tuo papà. Sì, nel mentre è arrivata anche la piccola Aurora. Infatti adesso stiamo andando in un altro papà. Centro. Ciao amore! Ah, ho capito! Beh, allora, sono partito dall'idea di andare tipo da Bimbo Bis. Nelle mie zone c'è Bimbo Bis, non so se sia italianizzato in tutto, vabbè. Però adesso sto andando a Toy Center perché Bimbo Bis era chiuso. Ottimo! Allora, la pecca detta proprio fra noi, Toy Center è veramente caro. Io non ho, mi secca a spendere soldi perché Aurora è una cosa che comunque userà pochissimo, soprattutto adesso che è davanti l'inverno, soprattutto perché comunque ha già la macchinetta eccetera eccetera. Quindi dobbiamo darci, tata, dobbiamo darci un limite massimo, 40 euro massimo dobbiamo spendere, ok? Come è, amore, sono tanti 40 euro. 40 euro punto. Tempo 5 minuti, siamo arrivati, ci vediamo fra poco. Aurora, questo è un problema. Ci siamo dimenticati il passeggino a casa. No, va bene amore, vieni lo stesso. Bau, uno deve sacrificarsi la famiglia. Sì, aspettami qua, io devo portare la iena dentro. Vado anche senza giubbotto, tanto per far più veloce. Amore, fosse per il papà andrebbe anche senza borsello, ma infatti penso che verrò senza borsello, non lo so. È mio. No, ah amore, ma che senza carrello, sai cosa facciamo? Usiamo un carrello normale, ti va? O vuoi venire, o vuoi venire senza carrello? Papà, Ezza! No, la Ezza è a casa! No! Allora, Aurora fa Ezza, perché quando magari la nonnina al pomeriggio dorme, va giù.
Donne! Vabbè, scendiamo e improvvisiamo se con il carrello senza, non lo so. Adesso vediamo quanto sporchi sono. A me fa un po' schifetto mettere là là. Vabbè, senza carrello ho deciso. Pazza! Ciao, buona pranzo, papà! Oh! Opa! Guarda, Toy Center! Quello è un posto in cui sbanca papà! Vai giù, vai a comandare Toy Center! Papà, aspetta un attimo! Perché è giubbotto? Aspetta un attimo, no! Ciao! Bacio papà! No, dai bacio! 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 Ciao amore! Da bacio di nuovo! Dove vai? Dove vai? Aspettami! Ehi! Fermala! Prendo una cosa! Ciuccio, lo mettiamo in tasca! Aurora! Dai andiamo, vieni! Di qua si va! Dai, corri di qua! Dai Nana, corri! Ma voglio mai una carica su. Dobbiamo fare un video maratona con Aurora, secondo me. Basta. Vabbè, non si fanno perdere neanche tutte le porte. Wow, guarda che bello! C'ho già le cose di Natale! Oh oh, ci sono troppi giochi. Aurora, vieni giù però. Il blu è bellissimo. Ok, basta. Mi piacerebbe questa. Secondo me è troppo piccola questa, Auri. No, troppo piccola, bocciata. Amore, prova questa. Questa è già più grande. È simile a quella che avevi. Oh, guarda, questi andrebbero su. Questo su. Oh, ci sta, dai. Vai, vai, schiaccia. Bello questo. No, ti piace, guarda che bello. No, no, prendiamo la macchinetta standard allora. Prima della scelta della casetta. Top, top. Ciao, amore. No, no, piano, piano che c'è. Vengo di qua, guardami. Ciao, amore. Per colpa della musica io qua dentro riesco a portarvi pochi, pochi contenuti. Però comunque penso che sceglieremo il quad di Ricky Zoom. Ho notato che Aurora è innamorata dei trattori, però sono tutti a pedali e lei è ancora esageratamente troppo piccola per tutto questo. Quindi più avanti le prenderemo anche un trattore. Perfetto, ho chiesto subito al signore, è stato gentilissimo. Ora sta andando a vedere se c'è il quad di Ricky Zoom. Quindi se siamo fortunati c'è ancora l'ultimo pezzo in magazzino, amore. Papà, dimmi. Niente. Eh sì, è Ricky Zoom. Dai che adesso ce lo portiamo a casa, va bene? Sei contenta? Wow. Dai. Possiamo parlare, c'è la muce, che bello, tata, possiamo parlare anche noi. Comunque ci sono un sacco di giochi bellissimi. Allora, allora piacevano anche queste tipo moto, però sono troppo, troppo grandi per lei. Lei è ancora troppo piccola, quindi secondo me questo è il quad, comunque, ragazzi. Questo è il quad di Ricky Zoom. Vedete, è bellissimo e speriamo adesso che il signore è andato a vedere il magazzino lo trovi. Speriamo bene, incrociamo le dita. Beh, amore, sì, lo so che tu, vieni qua, te lo faccio vedere qua. Vieni qua. Allora abbiamo preso solo questo perché comunque dentro non sono riuscito a spiegarvi. Allora, il signore ha detto che non ce n'erano più in magazzino, era l'ultimo. Ci dovrebbe dovuto mandare in un'altra città. Seguiamo Aurora intanto a prenderlo. Però ha detto, guarda, è intatto, mi fa, guarda, l'ho montato stamattina. Gli faccio, guarda, sinceramente va bene. Dammi questo, non c'è nessun problema perché comunque è la piccola città della macchina. Comunque ad Aurora basta giocarci. Ovviamente è tutto completamente montato, quindi ho risparmiato il montaggio, ve lo risparmio anche nei video. Solo che basta collegare la batteria e attaccare tutti gli adesivi. Quindi direi che domani, stesso orario di oggi ragazzi, possiamo tranquillamente gustarci la piccola Aurora che proverà il tutto. Quest'oggi abbiamo fatto solo shopping, è stato brutto per il papà come tutti i giorni. Però comunque 50 euro ce la siamo cavata. Abbiamo speso 9 euro in più del previsto. Aurora? E ovviamente, secondo voi potevo non darglielo? Guarda, io ti faccio sedere solo, dai, fai vedere come vai. È provalo. È cosa? Oh! Lei sapete cosa vuole? Tanti. No, allora, ho quello o questo? Tiro questo. Per qua dentro ho tutti gli adesivi, tutto quanto. Per tenerla buona, ovviamente, potevo non comprarne un ciupa-ciupa. A ciupa ciupa. Non ciupa.
Non ho capito, amore, come si chiama questo? Ciupa ciupa. No, pupa pupa. Ciupa ciupa. Ciupa ciupa. Può assaggiare papà? Ciupa ciupa. Aspetta, dai. Vai, tira. Dai, mi dai a me? Grazie, amore. È gentilissima ultimamente. Non so cosa gli sia successo. Buona. Buona, mi fai assaggiare anche a me? Dai. Vabbè, mamma mia, come ti arrabbi? Mi dai ancora? No. Non riesco più a fregarla, va bene. Direi di mettere la cartina qua dentro. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun appuntamento. Domani penso che ci divertiremo un mondo, perché faremo provare il nuovo coda dell'Aurora. Chissà come sarà, sono sincero. E soprattutto vedremo che reazione avrà. Perché comunque, guardate, faccio vedere che non è un bluff. È staccata la batteria, quindi fino a domani proprio non l'attacchiamo. Anzi, l'attacchiamo proprio con voi, in modo da vedere completamente la resta di Aurora. Sei pronta te, tata? Sai cosa dobbiamo fare adesso? Guarda papà. Guarda papà dove si siede, qua. Sai cosa facciamo? 3, 2, 1, guida! Mike! Pau! E Aurora! È tutto! Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!